Benvenuti alla quarta puntata di Camera con Vista, la finestra sulla politica attiva genovese. Ci avviciniamo sempre di più alle elezioni europee e avevamo promesso, vi avevamo portato anche le candidate del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee, le candidate di Genova, e questa sera è qui con noi Alice Salvatore. Ciao Alice. Ciao a tutti. Allora Alice, leggo un attimino il tuo curriculum. Sei laureata in lingue, hai fatto un dottorato di ricerca in letteratura inglese. Lo sto facendo. Sì. Stai facendo, ok. E insegni al liceo, insegni inglese. Sì. E hai completato gli studi in Belgio. Sì. Quindi insomma il tuo curriculum, anche tu sei già, diciamo, in Europa, perché ci vai spesso, quindi ci sei andata. Sì, sì. Come ti sei trovata con il resto dei cittadini europei? Ah, molto bene. Vabbè, l'esperienza che ho avuto in Belgio nella scuola europea era proprio un'esperienza internazionale. Una delle cose più divertenti, che mi diverto anche a raccontare in giro, è che cambiavamo lingua all'interno della stessa conversazione, saltavamo magari dal francese all'inglese. Ah, bello, quindi sì. C'era un insieme di lingue per capirsi. Sì, sì. Senti, allora, questa Europa ci vede male, perché anche a sentire i racconti del cavaliere disarcionato, che dice che, appunto, parlando con un eurodeputato, ha detto che stanno allargando i bagni rispetto al Movimento 5 Stelle, e quindi a quel punto cosa farete? Andrete in questi bagni? E li renderemo pubblici. Ecco, li renderete pubblici, va bene. Ok, allora senti, ma sull'Europa, il Movimento 5 Stelle propone 7 punti. Sì, il nostro programma. Il vostro programma. Vogliamo vederli un attimo, li riassumiamo intanto in apertura di trasmissione. Sono 7 punti per l'Europa, ne abbiamo parlato anche con Fabio Romano, attivista del Movimento 5 Stelle del gruppo territoriale Bassa Val Bisagno. Il primo, referendum per la permanenza nell'euro. Sì, dunque questo traduce perfettamente quello che è lo spirito del movimento, perché per noi la cosa essenziale è consultare la cittadinanza, cioè noi vogliamo che i diretti interessati, cioè i cittadini, dicano la loro, che in realtà non sono mai stati consultati su questioni europee, né sull'euro né sull'Europa. E quindi noi non proponiamo una posizione euro sì, euro no, noi vogliamo consultare la cittadinanza. Questo lo faremo attraverso il referendum. E questo metodo, al di là della democrazia diretta, che come tutti sanno è il nostro pilastro fondante, questo metodo servirà a intrattenere un rapporto di potere contrattuale con i paesi europei, perché tutti gli altri 7 punti che abbiamo, adesso ne abbiamo visti solo i primi 4, mi sembra, adesso sì. Li rivediamo. Ad esempio il secondo, abolizione del fiscal compact. Noi come facciamo a imporre quelle che sono le nostre posizioni di italiani, di cittadini italiani? Ad esempio facendo sapere quello che pensa l'opinione pubblica sull'euro. Se noi diciamo d'accordo, voi ci dite di no, non volete rinegoziare questi trattati, ok, noi andiamo a consultare i cittadini italiani, vediamo che cosa vogliono fare. Se i cittadini italiani non sono contenti, ovviamente bisogna fare una campagna informativa formativa, a quel punto noi avremo in mano la carta che dice sì, però l'Italia risponde questo e ai paesi europei questo non conviene. Poi vabbè, questo non è il solo strumento, questa è un po' un'ultima ratio per concludere le trattative a nostro vantaggio. Però è interessante una cosa, spesso ci sollevano l'obiezione, ma come farete a far sentire la vostra voce in Europa, eccetera. Ecco, il Parlamento europeo, che fra le 3 principali istituzioni europee è l'unico ad essere democratico, ha un sistema molto diverso dal Parlamento italiano e molto positivo, che dovremmo semmai prendere a esempio, cioè il metodo del consenso. Quindi gli argomenti, le proposte che arrivano dalla Commissione, che funge come una sorta di governo all'interno delle istituzioni europee, vengono di volta in volta prese in considerazione e discusse da tutte le parti, e questo metodo di discussione paritaria, questo metodo del consenso, è stato messo a punto proprio per dare voce anche a paesi più piccoli, come ad esempio Lussemburgo, o a schieramenti politici minori. Quindi la possibilità di far sentire la nostra voce c'è, assolutamente. Tra l'altro Fabio Romano ci ha promesso che sarebbe poi tornato qui da noi a spiegarci un po' come funziona l'Europa, perché temo che noi cittadini italiani ne sappiamo veramente pochissimo sì, su come funziona, e negli anni abbiamo
permesso che politici di lungo corso venissero parcheggiati lì con sì, effetti negativi sulle politiche comunitarie che poi si... Sì, non è casuale, cioè c'è un'intenzionalità dietro questo. Allora, noi appunto delle istituzioni europee, di quello che succede in Europa, viene deciso in Europa, non sappiamo quasi niente. Sono stati mandati questi personaggi, si potrebbero definire impresentabili, che sono appunto dei relitti della politica italiana, parcheggiati lì o per avvantaggiarsi, per godere dell'immunità europarlamentare, oppure perché magari hanno dei procedimenti in corso, strano per i nostri politici, sì, italiani. Sì, veramente strano, ultimamente poi... C'è un fuggi-fuggi verso, diciamo, lidi felici, sì, incontaminati. Ah, certo, diciamo. Sì. Ho un aneddoto divertente su questa, sì, cosa. Proprio un mese fa, due mesi fa, a marzo, Borghezio, che è stato nostro europarlamentare, aveva richiesto di utilizzare l'immunità europarlamentare perché è stato accusato per diffamazione dopo alcune sue dichiarazioni in un programma radiofonico, ma l'Europarlamento ha detto no, perché queste dichiarazioni erano troppo oltre in senso negativo di quella che è la decenza. C'è ancora un po' di decenza almeno in Europa? Sì. Sì. Insomma, si cerca di mantenere... Beh, all'interno del Parlamento europeo, che è un organo democratico, senz'altro, il problema è la Commissione, ecco, che ha il potere maggiore, e sono poi le commissioni, il Consiglio, sì, dell'Unione Europea. Poi il Fiscal Compact, l'abolizione del Fiscal Compact, che ricordiamo cos'è anche per i cittadini che anche su questi temi devono un po' studiare, secondo me, oggi. Certamente. Allora, il Fiscal Compact è un trattato internazionale che ancora non è stato discusso in Parlamento, proprio in Parlamento europeo, proprio perché... per questa sua caratteristica di internazionalità. Allora, il problema è legato... Allora, si può parlare di una delle regole d'oro di questo Fiscal Compact per capire la mostruosità di questo trattato e di come inciderà a breve, in maniera catastrofica, sulle nostre vite dei cittadini italiani. È stato firmato, ratificato 2 anni fa dai nostri partiti, con il governo Monti, da PD, PDL, UDC, e notiamo che adesso alcuni di questi partiti si manifestano in campagna elettorale come contrari a questo trattato capestro. Perché capestro? Perché questa regola stabilisce che il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo dei paesi che aderiscono non deve superare il rapporto di 60%. D'accordo, questo è solo un dato, però all'epoca, cioè 2 anni fa, quando è stato firmato, il rapporto era già al 127%. Adesso è al 135%. Adesso, esatto, è salito. Quindi il problema è che c'è anche la clausola che bisogna rientrare in questo parametro entro 20 anni, il che ci costringerà a fare dei tagli, quindi su cosa? Sullo stato sociale, sanità, istruzione, solite misure di austerità che ci stanno uccidendo, l'entità che verrà dovrà essere pagata ora come ora, finché i parametri sono questi, ma come vediamo stanno peggiorando, cioè sono già peggiorati da quando è stato firmato, saranno di circa 40-50 miliardi di euro all'anno. Cioè, una cosa che noi non possiamo sostenere. Tra l'altro, destra e sinistra dichiararono prima di firmarlo che mai e poi mai avrebbero firmato un simile trattato. Poi, naturalmente, come succede, sì, fino ad oggi in Italia, ovviamente senza informare la cittadinanza, senza spiegare di che cosa si trattava. E tra l'altro facendolo passare un po' in sordina, questi provvedimenti, facendoli passare un po' in sordina, perché vengono fatti spesso e volentieri in momenti in cui l'italiano che già è distratto di suo, sì, e forse questa è un'abitudine che noi italiani dovremmo toglierci, certo, di scrollarci di dosso. Sì, forse era luglio, appunto. È luglio, quando magari la gente pensa ad altro, si rilassa a quei pochi momenti di relax nel quale magari non si ascolta la televisione, non si leggono i giornali anche. E in quei momenti i nostri cari governanti fanno passare questi bei provvedimenti che incideranno sulle nostre vite per i prossimi 20 anni. Sì, e nell'interesse di chi sono stati firmati? Sicuramente non della cittadinanza, che dovrà pagare. Direi di no. Quindi voi siete cittadini. Forse le banche trarrebbero qualche vantaggio. Qualche diciamo sentore che le banche abbiano un ruolo determinante in questi mesi l'abbiamo visto, e grazie anche al Movimento 5 Stelle che ha portato alla luce per esempio il decreto IMU Banca Italia, di cui abbiamo parlato qui a Genovirus. Allora, poi passiamo agli altri punti che sono, abbiamo detto, l'adozione, ecco il terzo punto, l'adozione degli Eurobond.
Vuoi parlarci dell'adozione degli eurobond? Sì, sicuramente questa misura non può essere considerata antieuropeista, semmai al contrario, perché si tratta di porre al centro il concetto della solidarietà e non più quello dell'austerità. Si tratta di condividere il debito, quindi tutti gli stati membri devono essere uniti nella cattiva e nella buona sorte. È un concetto rivoluzionario e che va nella direzione di fare un'Europa dei popoli e non delle banche. Sì, questa direi che potrebbe essere veramente una soluzione e farebbe tornare appunto l'Europa un po' più comunità. Certo, come era all'inizio, poi come era l'idea dei fondatori. Pensiamo ad esempio all'ultima revisione dei trattati, quello che oggi chiamiamo il Trattato di Lisbona, quando è stato deciso di abbandonare ad esempio la nomenclatura di Costituzione Europea, che la bandiera con le stelle non poteva essere considerata bandiera europea, eccetera. Tutte misure che vanno nella direzione opposta rispetto a quello che creerebbe un'unione politica, una sensazione di Stato, di appartenere ad uno Stato europeo. Tutte queste misure sono assolutamente inquietanti, dobbiamo allarmarci, fare qualcosa. C'è un problema anche, poi noi siamo stati anche incapaci, noi italiani, di usare anche l'Unione Europea a nostro favore. Per esempio mi riferisco ai fondi europei, che spesso non vengono utilizzati da noi italiani, o non vengono utilizzati o vengono sprecati, rubati, insomma. Ci sono stati anche episodi di questo genere, di mala politica e di malaffare anche sui fondi europei. Mi sembra di ricordare qualche episodio in Sardegna è successo. Sì, anche qui a Genova esempi. Siamo da meno, purtroppo. Sì, ma il problema è che questi fondi vengono concessi e magari viene proposto un progetto che va sicuramente nella direzione del bene comune, però ai lavori iniziati si scoprono improvvisamente delle anomalie per cui quel progetto iniziale non può più essere portato avanti, viene modificato e il risultato è che i soldi sono incamerati, progetti che servono per la comunità non se ne vedono. Faccio un esempio concreto, ad esempio nel quartiere della Maddalena, centro storico, c'era questo progetto un po' fatto con fondi europei per ristrutturare un palazzo antico genovese e farci un asilo. A inizio lavori hanno scoperto che questo palazzo aveva delle cantine, cioè un palazzo genovese con delle cantine. Questo avrebbe impedito di procedere con i lavori perché si temeva che le fondamenta non avrebbero retto per certe strutture che servivano, cioè, e quindi tutto è stato interrotto e i soldi... Cosa che non succede all'Expo 2015. Mai. Lì si va avanti imperterriti sulla linea di continuità col passato. Vabbè, piccola parentesi, ma rimaniamo su temi europei, quello è un grosso problema, ma... Sì, l'altro problema è il fatto che noi non abbiamo mai mandato nessuno che portasse avanti i nostri interessi di italiani, quindi il risultato è ci sono questi trattati che vanno o nell'interesse delle banche oppure dei paesi forti che hanno economie e culture completamente diverse dalla nostra. Un esempio emblematico è quello del Made in Italy, che ora viene di fatto svenduto e se ne possono appropriare paesi che producono non in Italia, quindi non è Made in Italy. Possiamo fare ad esempio l'esempio dei prosciutti è quello più clamoroso. Sì, infatti, emblematico. Sì, basta che questi prosciutti vengano fatti stagionare per un periodo in Italia, in suolo italiano, perché si possa apporre il marchio di Made in Italy, prosciutto di Parma. Pensate, Oppure quello anche dell'olio extravergine, che oggi praticamente il nostro mercato di olio extravergine è stato soffocato, ucciso. Perché? Perché c'è questo regolamento della PAC che è entrato in vigore circa 2-3 anni fa, per cui oggi può essere denominato olio extravergine un olio che un tempo per noi italiani era del semplice olio, quindi di qualità inferiore, 7 volte inferiore rispetto a quello che producevamo noi, e il risultato è che l'olio di qualità italiano, che tra l'altro fa bene alla salute, è troppo costoso, i mercati non lo comprano più, inizia il fenomeno per cui non vengono più raccolte le olive qua in Italia, come già in Grecia, e quindi si comprano oli di cattiva qualità che vanno a incidere sulla salute e sul mercato d'eccellenza. Un po' di tempo fa c'era stata un'indagine, credo, di Altro Consumo, che parlava proprio del prezzo dell'olio compatibilmente alla qualità. E sì, mi ricordo, si diceva, è una ricerca di qualche anno fa, mi ricordo si diceva che sotto un certo prezzo l'olio non può essere considerato di gran qualità. Oggi gli oli costano tutti molto, molto poco, molto meno, sì. Però
di che cosa sono fatti alla fine. Sì, poi pensiamo anche al patrimonio culturale che l'umanità perde. Ad esempio oggi, per come stanno le cose oggi in Europa, molti stranieri non potranno mai sapere che cos'è il vero olio extravergine, per esempio, perché non c'è più differenza, a meno che non vadano a comprare il prodotto iper. Certo. Continuiamo con i 7 punti. Eravamo arrivati all'adozione delle Eurobond, però abbiamo già parlato di altri punti. Vabbè, ecco, questa alleanza tra i paesi mediterranei per una politica comunitaria, praticamente certo. Ne abbiamo già parlato, ma... Per portare avanti dei progetti che possano aiutare anche paesi con economie e culture, come dicevamo, prodotti diversi da sì, quelli che invece oggi dettano legge. Presumibilmente si tratterà di un'alleanza con i paesi del sud dell'Europa, quindi certo. Con la Grecia, Spagna, con la Spagna, Portogallo, anche se non è il che sono poi i paesi che stanno soffrendo maggiormente sì. La crisi, e l'austerity viene imposta. Non parliamo della Grecia, dove... È abbastanza emblematico che questi paesi, vabbè, c'è cioè anche dentro l'Irlanda, vengano chiamati dagli altri paesi i pigs. Sì. Pigs in inglese vuol dire sì. Maiali, però questo acronimo è abbastanza rivelatore. Sì. Un altro acronimo, il TTIP, sì. Trattato Transatlantico di... Transatlantic Trade and Investment Partnership, sì. È l'acronimo per questo trattato... Un altro mostro da combattere, da rinegoziare, da impedire che venga approvato. E fra l'altro lo stanno discutendo nelle stanze segrete, sì, non se ne può sapere ne nulla. Esatto. Noi ne abbiamo cercato di far luce, abbiamo fatto una puntata anche su quello. Sì, anche lì ci sono rischi per la salute. Sì, per la salute, per l'economia. Si tratta di aprire un corridoio di libero scambio fra Stati Uniti ed Europa, ma la cosa più spaventosa è che praticamente questo andrà a incidere su tutte le politiche ambientali di sicurezza, perché entreranno in vigore quelle statunitensi che sono assai meno rigide, o nel senso della salute del cittadino, della qualità della vita del cittadino. Per fare un esempio, saranno permesse gli allevamenti di carni con trattamenti ormonali, oppure gli OGM. Sì. Gli OGM che noi dobbiamo combattere, quindi si troveranno piccoli e medi imprenditori, produttori agroalimentari, ad esempio italiani, a vedersela con degli enti multinazionali, dei mostri. E poi ci sono anche alcune altre clausole davvero inquietanti, per cui gli investitori sì. possono fare causa sì, agli Stati membri per un mancato profitto. Sì. Cioè, se noi facciamo il nostro prodotto artigianale che toglie profitto alla multinazionale statunitense, questi possono fare causa allo Stato membro, cioè quindi è un ricatto, cioè non dobbiamo più... Questo è anche emblematico di come le politiche comunitarie incidono poi sul territorio, anche qui da noi. Noi siamo abituati a pensare che le politiche comunitarie siano qualcosa che non ci riguarda. Ecco, come italiani dovremmo iniziare a fare questo salto e iniziare a pensare che invece è molto importante capire, conoscere quali sono le politiche comunitarie che poi impatteranno sui sì. nostri... Sì. Sui nostri paesi, nei paesi europei, sui territori in cui viviamo. Sicuramente sta a noi italiani informarci, ed è compito del Movimento 5 Stelle, come è stato fatto per il Parlamento, di creare questo ponte di comunicazione fra delle istituzioni che fino adesso sono state impenetrabili. Però c'è anche una grossa responsabilità delle amministrazioni italiane, che mai hanno fatto diffusione, ad esempio la modalità di accesso per i fondi europei ha delle sì. pratica di una burocrazia sì, sì. complicatissima. Io ci ho provato qualche volta provare a intraprendere un'attività appunto imprenditoriale cercando di utilizzare questi fondi, ma è impossibile. Sì, ma... Cioè, dovevo prima prendere una laurea in fondi europei, probabilmente la istituiranno. E questo è un punto, ma c'è anche un'altra grave mancanza, colpa delle amministrazioni pubbliche. Interpretano arbitrariamente alcune direttive e regolamenti europei su cui noi non abbiamo possibilità di andare a vedere riscontro di realtà. Ad esempio qua a Genova le nostre amministrazioni non fanno valere quelle che sono le politiche ambientali europee, per cui noi dovremmo fare una raccolta differenziata almeno al 70%, questo non viene rispettato e non viene fatta diffusione, non viene fatta, per cui noi genovesi, contribuenti genovesi, dobbiamo pagare delle sanzioni.
a nostra insaputa, davvero. Sì. E stessa cosa anche per quanto riguarda certe direttive, ad esempio la Bolkestein, che è stata interpretata dalle regioni italiane come una liberalizzazione selvaggia degli spazi pubblici, ad esempio a favore di enti come centri commerciali o multinazionali per quanto riguarda le spiagge, la concessione delle spiagge. Non era nato così, loro semplicemente hanno interpretato che il piccolo medio imprenditore poteva essere messo sullo stesso piano con, appunto, ad esempio una multinazionale. Noi dobbiamo andare a scavare a fondo in questa, nel diritto comunitario per portare alla cittadinanza a sapere quello. Dovrete battere i pugni sul tavolo, come recita lo spot che il Movimento 5 Stelle ha diffuso sul web. Andiamo avanti con i quattro punti. Ecco, una cosa vorrei ricordare, che Alice risponde alle vostre domande, alle vostre proposte, eccetera, sul suo profilo Facebook. Vi faccio vedere. Allora, è il suo profilo personale, eccolo qua. Voi potete andare su questa pagina, su questo profilo, e parlare con Alice. Lei risponderà alle vostre domande. Assolutamente. So che sarai molto impegnata in questi giorni con la campagna elettorale, ma troverai il tempo, perché poi oggi con i telefonini si riesce a rispondere. Il contatto comunque con simpatizzanti, sostenitori, comunque con la cittadinanza, è fondamentale, anche perché noi ci basiamo su, oddio, cosa sta succedendo? Ci basiamo sull'intelligenza collettiva, e spesso ho ricevuto molte informazioni utili, anche di argomentazioni da portare sulle piazze. Insomma, stiamo facendo un lavoro proprio di comunità, sia tra attivisti, sia sulla rete. Questo Movimento 5 Stelle, noi dovremmo essere dei portavoce. Intelligenza collettiva, cioè. Va bene, andiamo avanti con i punti. Abbiamo visto il quarto punto, l'abbiamo già detto, quindi andiamo avanti. Il quinto punto sono gli investimenti in innovazione e nuove attività produttive esclusi dal limite del 3% annuo di deficit di bilancio. Un altro cappio questo che si è stato, cioè, messo, tra l'altro questo, se non sbaglio, è stato messo al di là della comunità europea, cioè sono stati i nostri governanti a voler, sì, fare i bravi ragazzi, tra virgolette. Sì, sì, no? Sì, nuovamente qua si tratta di impedire investimenti che servirebbero per rilanciare la nostra economia reale, quindi noi vogliamo liberarci di questi intralci, di questa austerità che è recessiva, per cui non crea lavoro, non crea indotto per noi. Assolutamente. Quinto punto. Vai, sembra un po' una classifica. Sì. Quinto punto l'abbiamo appena detto. No, sesto punto, finanziamenti per attività agricole e di allevamento finalizzate ai consumi nazionali interni. Su questo punto noi come Genovivo siamo molto sensibili, perché stiamo facendo questo tentativo di salvaguardia del territorio, salvaguardia della terra, dell'acqua, dell'aria, del fuoco, inteso anche come energia, quindi la salvaguardia del prodotto agricolo interno e della merce a chilometri zero sono temi che ci interessano moltissimo. Esattamente, siccome noi da sempre sosteniamo il consumo a chilometro zero, la green economy, basta pensare al discorso: perché noi dobbiamo andare a comprare un pomodoro spagnolo se produciamo già pomodori di ottima qualità qui in Italia? Poi ne abbiamo parlato già del Made in Italy, il fatto di portare avanti i nostri prodotti d'eccellenza, che solitamente vanno anche nella direzione della salute del cittadino, cioè della qualità della vita, e questo per noi deve essere al centro di ogni politica economica, cioè non più i poteri della finanza, ma il cittadino, la sua salute, il suo benessere, la qualità della sua vita. Chissà, se si applicassero queste politiche, forse anche le grandi opere non sarebbero più così urgenti e necessarie. Vabbè, sicuramente. Questo a prescindere, forse lo sa, ma senz'altro. Però diciamo che un uso più diciamo parsimonioso della nostra terra, oculato, certo. Della nostra terra, con poca cementificazione e più attività agricole vicine alle comunità che poi utilizzeranno gli alimenti prodotti da queste attività,
funzionerebbe sicuramente alla salvaguardia del territorio e sarebbe un modo di vedere le cose un pochettino, diciamo, un po' più moderno probabilmente. Allora, siamo al settimo punto, abolizione del pareggio di bilancio. Sì, che addirittura è stato inserito in Costituzione, creando così una rigidità mostruosa alle nostre possibilità di investire, di rilanciare l'economia. Facciamo un esempio concreto sull'istruzione. Se noi oggi facciamo un investimento nell'istruzione, raccoglieremo i frutti di questo nel giro di alcuni anni. Quindi è assurdo creare questa rigidità per cui spese e entrate pubbliche devono essere sempre in pari a fine anno. Non ci aiuterebbe a creare l'economia reale, insomma. Allora, c'è stato, Alice, in questi giorni una gran bufera sull'Expo, come avrai sentito, e sono stati degli arresti, e c'è stato poi una conferenza stampa, una visita sia del nostro carissimo Premier Renzi e sia di Beppe Grillo, che hanno appunto due visioni completamente opposte di cosa si debba fare su questo Expo. Credo siano molto importanti i passaggi di Beppe su questo argomento. Li ascoltiamo un attimo, alcuni passaggi, e poi ritorniamo in studio. Sono costruite queste cose come il TAV, come le grandi opere, per riciclare. È un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro pubblico. Allora, è aprire un cantiere, fare un buco, metterlo in sorveglianza, fare gli appalti, e vedete, è il subappalto del subappalto del subappalto. È un sistema che si autoalimenta così, tutto a debito. Oggi Lebettino di Firenze ha detto una frase: ci metto la faccia. Lui ci mette la faccia, ma gli italiani ci mettono il culo, delle volte. Allora, la faccia ce l'hanno già messa, l'hanno già persa la faccia. La persa Chiamparino, la persa Fassino, lasciando una città e una regione piena di debiti. La persa. Allora, io ho pubblicato oggi un post intitolando Il gioco dei quattro cantoni, perché è entusiasmante. Ci vuole la mente perversa di un comico per capire questo. Allora, se tu analizzi, devi analizzare, o ti appendi per i piedi con la testa in giù e guardi il paradosso di tutto. Neanche, siamo oltre il rubare, non è più rubare. Siamo oltre, bisogna analizzarlo dal punto di vista psichiatrico, perché noi assistiamo a questo. Arriva un super commissario, il gioco dei quattro cantoni, arriva il super commissario che è super commissario all'anticorruzione, arriva da Roma e dice: c'è corruzione alle spunte? È fantastico. Lui stava in un ufficio che aveva un telefono a gettone, due sedie da solo, però prendeva anche uno stipendio. Allora, questo super commissario va a commissariare un commissario. Abbiamo il commissario che commissaria il commissario, è straordinario. E il commissario che c'era, che ha detto: io non ho preso niente, ma non mi sono accorto. È fantastico. Il commissario che viene commissariato non si era accorto. Allora, quando siamo entrati con un pullman, con 40 parlamentari dentro, e io ho guardavo con un occhio, la mia natura è quella dell'ironia un po', ho visto un campo di 1.000.000 di metri quadri con nulla, ho detto: ma guardi che c'è nulla, faremo. Poi ho capito che il nulla è quello lì, hanno trasformato un campo agricolo, cioè un orto di 1.000.000 di metri quadri, in un orto privato, per trasformarlo poi in un orto pubblico accessibile. Quindi non c'era nulla, le strutture sono attorno. Allora, strutture, è lì dove ci sono il cemento, allora escono questi personaggi che pensavi fossero spariti, hanno gli eroi, questa peste rossa con 100 variazioni di grigio, hanno i loro eroi, a destra hanno Mangano, a sinistra Greganti, quello che non parla, quello che entra in prigione dal fianco alla cella, quello che non dirà mai niente, è l'eroe della sinistra, hai capito? Quindi, entrando lì, abbiamo visto questi personaggi strani, io che dicevo, queste opere attorno, tangenziali, un'autostrada di 15 corsie, ci vuole una mente malata, da Monza a Milano 15 corsie, non è una progettazione architettonica sopraelevata che passa a 6-7 metri dalle finestre delle case. Sono rimasti stupiti anche a Los Angeles. Ci hanno chiamato, hanno detto: ma vi state un po' montando la testa, qui siamo in associazione a delinquere, alla luce del sole, legalizzata,
legalizzate. Se c'è una legge che legalizza una cosa illegale, io non devo, ho il diritto ad oppormi a questa legge. Oggi dire di no a queste cose è la vera politica che può fare il cittadino. Dire di no. E il populismo, cui noi città, non ci dicono più l'antipolitica perché se la sono presa, adesso ci dicono populisti. Il populismo è l'arte più nobile della politica oggi. E allora ogni cittadino si deve attivare nel proprio mestiere. Allora, questo era Beppe Grillo sull'Expo 2015, anche qui da noi ci sono previste grandi opere, tra le quali ricordiamo La Gronda, e proprio sulla Gronda in questi giorni è uscita una sentenza, vuoi parlarcene? Sì, no, è uscita la notizia che la sentenza del TAR è rimandata, quindi slitta in avanti il momento dell'inizio dei lavori, e è un'ottima notizia perché La Gronda incomincia a essere un incubo lontano. Allora, questi erano i 7 punti illustrati da Alice Salvatore. Ricordiamo le modalità di voto che sono particolari in queste votazioni europee. Vuoi ricordarcele tu? Sì, è stata introdotta il criterio della differenza di genere, quindi si possono esprimere fino a 3 preferenze. Con una o 2 preferenze non c'è problema. Se invece si esprimono tutte e 3 le preferenze, è importante che ci sia la differenza di genere. Quindi si possono votare 2 donne e un uomo, ad esempio, oppure 2 uomini e una donna. Poi rivolgete ai nostri web spettatori, Alice, per lanciare un messaggio finale. Sì, vorrei citare le parole di Borsellino, che diceva che al momento delle elezioni la matita è la più potente delle armi. E allora il 25 maggio facciamoci sentire. Incomprensione, 28 lingue, non ci capiamo neanche tra di noi, 500 milioni di persone che non sanno cos'è l'Europa. Cambiamola questa Europa, che diventi una comunità vera, non un'unione di banche finanziarie di spread. Il 25 di maggio non avete una penna in mano, avete una bomba atomica. Il 25 di maggio cambiamo l'Europa per cambiare l'Italia. Italiani, vinciamo noi! Benvenuta a Marika Kasimatis. Grazie. Benvenuta. Allora, tu sei laureata in scienze politiche, sì, indirizzo internazionale, e hai fatto una tesi sull'analisi macroeconomica dei primi anni di adesione della Grecia nella comunità europea. Esattamente. Poi hai una laurea in geografia, una seconda laurea in geografia, sì, dottorato di ricerca in geografia, diverse borse di studio post-dottorali all'Università di Genova, sì, e una borsa di studio del CNR usufruita in Francia. Nell'Ardèche. Poi hai fatto uno studio sempre per il CNR, uno studio dei paesaggi terrazzati, molto interessante. Magari se terrazzati dopo... in pietrasecco in particolare, quindi sono delle tematiche che sono anche molto liguri, ma anche internazionali, proprio dell'area mediterranea. E poi hai vinto un concorso di cattedra dell'area 039A, che è geografia economica. Geografia economica, e poi parli 3 lingue, inglese, francese e greco moderno. Quindi... E insegno geografia economica in un istituto tecnico commerciale del ponente genovese a Rosselli. Complimenti. Grazie. Allora, queste elezioni europee si stanno avvicinando. Abbiamo avuto Alice qualche minuto fa e con lei abbiamo visto i 7 punti. Allora, questa alleanza fra i paesi mediterranei che proponete? È uno dei punti del movimento che chiaramente mi sta molto a cuore. Paesi dell'area mediterranea, la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, ma anche parte della Francia, hanno degli elementi comuni molto forti. Condividono una storia, una tradizione agricola, che può essere un qualcosa che lega insieme questi paesi, i quali insieme uniti possono fare la differenza all'interno dell'Unione Europea. Il Movimento 5 Stelle si propone di andare all'interno delle istituzioni europee per ridiscutere i trattati, alcuni trattati che sono esplicitamente espressi all'interno del nostro programma dei 7 punti,
con un'alleanza di paesi mediterranei, con un'unione di quei paesi che sono diversi rispetto ai paesi del centro Europa, che hanno un'economia completamente diversa rispetto a quella della Germania, insieme potrebbero fare la differenza e effettivamente fare una pressione forte per cambiare questa Europa. Noi come Movimento 5 Stelle siamo profondamente europeisti e crediamo nell'Europa originaria, cioè quell'Europa fatta di comunità di stati che si aiutano, che crescono insieme, dove nessuno di questi viene lasciato indietro, schiacciato, come invece è successo purtroppo negli ultimi anni con la Grecia. La Grecia è un paese che ha sofferto moltissimo negli ultimi anni le imposizioni della Troica, imposizioni fiscali tremende, gli stipendi sono stati tagliati, sono stati tagliati tutti gli investimenti nello sviluppo e ancora oggi la Grecia non è uscita da questa situazione di crisi profonda. Noi non vorremmo che la prossima Grecia fosse l'Italia e quindi crediamo che sia importantissimo andare in Europa subito, essere operativi per puntare i piedi e discutere tutte le condizioni che ci vedono all'interno dell'Europa, perché come dicevo noi crediamo moltissimo nell'Europa, ma non in questa. Questa è un'Europa di squilibri dove c'è una Germania molto forte, dove i poteri finanziari sono quelli che determinano tutte le politiche, mentre invece sappiamo benissimo, io sono un'insegnante di geografia, quindi la mia materia mi porta a studiare gli squilibri che ci sono a vari livelli di scala geografica, a livello comunale, regionale, nazionale e internazionale. Laddove ci sono degli squilibri, cioè ci sono delle aree forti e delle aree deboli, lì abbiamo un problema. L'insieme del territorio che al suo interno ha degli squilibri non riesce a crescere, ha dei blocchi. Ecco. La nostra volontà è proprio quella di andare in Europa e presentare la nostra situazione di paesi mediterranei che hanno delle grandi ricchezze, che hanno delle peculiarità, che oggi in crisi hanno bisogno di investire moltissimo nella cultura, per esempio, no? Nell'istruzione, nella formazione. Questo diventa un problema oggi all'interno dell'Europa, perché noi purtroppo, grazie all'approvazione del Trattato Fiscal Compact, abbiamo modificato addirittura un articolo della Costituzione per inserire come obbligatorio il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno dell'anno finanziario tutte le entrate, le uscite devono essere coperte immediatamente dentro l'anno da delle entrate. Si capisce chiaramente che se noi investiamo in cultura, un qualcosa che non è un prodotto che immediatamente può essere reso in termini finanziari, monetari, non possiamo investire in questo tipo di settori. Noi investiamo oggi nella scuola, nell'istruzione, nella formazione, ma i risultati ce li avremo fra 5-10 anni, quindi nell'anno assolutamente non possiamo avere un ritorno. E quindi tutti questi progetti, questi investimenti che invece sono fondamentali perché i giovani oggi devono aumentare le loro competenze, cioè essere ancora più formati e più presenti in quelle che sono anche delle specializzazioni che sono nuove, legate all'informatica, legate alle nuove tecnologie. Chiaramente con queste imposizioni sarà impossibile, perché i tagli che verranno fatti dai prossimi governi, in quanto glielo chiede l'Europa, colpiranno sicuramente questo tipo di investimento. Quindi il pareggio di bilancio è senz'altro un'altra cosa che noi andremo a discutere, un altro grosso ostacolo allo sviluppo che noi andremo a discutere, ma come noi si trova nella stessa situazione i paesi mediterranei, cioè la Grecia uguale, la Spagna, come dicevo, il Portogallo. Quindi tutti insieme, se facciamo un'azione forte, dovranno per forza ascoltarci nel contesto europeo. Fra l'altro noi siamo candidati a un Parlamento europeo che ha delle dinamiche di discussione dei temi molto democratiche, molto più democratica di quanto non avvenga in Italia. Nel nostro Parlamento praticamente... Poco, ma sicuro. Sì, nel nostro Parlamento però la prassi qual è? Che il partito che ottiene la maggioranza fa i decreti, va avanti e non prende in considerazione nessuna situazione di minoranza. Decreti che dovrebbero essere usati solamente in momenti di emergenza. In momenti di emergenza da noi sono la norma. Cioè, perché i momenti di emergenza durano da 20 anni, poi, insomma. Secondo... Sì, ma c'è anche questo ultimo governo Renzi, il quale dice sì, sono democratico, ascolto la gente, eccetera, non ha fatto altro che decreti. Sì, infatti. Altrimenti non avrebbe, sarebbe già morto come governo. In questi giorni Renzi ha detto che insomma questa crisi economica non è così grave, che presto ci si riprenderà.
insomma, in un certo senso, usando altre parole, ha detto di stare sereni. La cosa non mi va serena per niente. Questa è una delle sue, dei suoi ritornelli, no? Lo stare sereni. Ma anche a chi gli contestava in qualche intervista il discorso del fiscal compact, in cui noi purtroppo siamo legati a un vincolo, che se il nostro debito supera il 60% sì, del PIL, noi nei a partire dal prossimo anno dovremo pagare uno sproposito di miliardi di risarcimento, diciamo, all'Europa. Renzi in un'intervista ha detto: ma non c'è problema, il nostro PIL quando cresce del 20%, cioè, si copre da solo questo, sì, disavanzo, sì. Ma dove cresce del 20% il nostro PIL? Ma neanche in Cina, ecco, no? Noi non solo non sta crescendo il PIL, è fermo e tende a scendere, ecco, no? Certo. Quindi il PIL rimane più o meno fermo, forse scende, il nostro debito sale, quindi il nostro impegno di tassazione che dovremo subire, perché dove li trovano i soldi? Aumentando le tasse o svendendo magari il patrimonio storico-culturale italiano, sarà in incremento, non sarà in decremento. Cioè, chiaramente Renzi è un ottimista, talvolta l'estremo ottimismo non denota una grande intelligenza, oppure denota una certa furbizia nei confronti dell'elettorato. Purtroppo c'è qualcuno che ancora ci casca, come il discorso degli 80 euro. Ecco, adesso non voglio andare su temi di politica italiana, guardiamo l'Europa. Però pensare che la crescita del PIL compensi il debito e quindi risolva il problema del fiscal compact, veramente vuol dire, certo, raccontare delle favole. Certo, poi assolutamente il discorso di mettere tutto in termini di profitto, anche l'istruzione, è una cosa fuori dalla noi realtà. Sappiamo, io come studio, con quello che insegno ai miei ragazzi, è che la crescita, lo sviluppo, non va misurato col PIL, ma questo se ne sono accorti da 30 anni tutte le istituzioni internazionali, forse tranne i nostri governanti, certo. Ecco, il benessere non è misurato in PIL e in termini monetari, il benessere riguarda la qualità della vita, il territorio, l'ambiente, la salute, la cultura, il tempo libero, ecco, no? Quindi non possiamo pensare che noi dobbiamo svilupparci sempre di più, lavorare sempre di più, avere sempre un PIL crescente, stare ancorate, non so, alla catena di montaggio ancora più ore. No, non è questo il benessere. Il benessere è tutta un'altra cosa, è proprio qualità della vita. Senti, hai parlato di Grecia e tra l'altro il tuo nome fa intendere che tu hai delle origini greche. Sì, mio papà era greco, abbiamo sempre vissuto in Italia, mia mamma è di Trieste, italiana, io ho sempre vissuto in Italia, mio papà lavorava qui a Genova, era un imprenditore abbastanza conosciuto, era un importatore di olio di oliva, ecco, quindi figurati, proprio di materia proprio mediterranea. Ecco. E so che adesso lì stanno soffrendo moltissimo. Purtroppo la Grecia... Si sente poco parlare di Grecia, ma diciamo che noi abbiamo un'informazione che effettivamente fa acqua da tutte le parti, nel senso che noi sentiamo sempre le solite cose, le solite facce, le solite storie che ci propinano i nostri politici, ma quello che succede nel mondo trapela in modo molto molto soft, molto così direzionato volutamente secondo certi intenti, no, della nostra politica. La Grecia ha avuto dei problemi enormi. Non è stata lasciata da sola dall'Unione Europea. La Troica ha imposto delle limitazioni fortissime al potere d'acquisto della popolazione. Ha imposto la riduzione degli stipendi dei dipendenti pubblici, dei pensionati, ridotto gli investimenti. Veramente la Grecia ha sputato sangue, ecco, in questi anni. Ed è proprio questo che ci spinge, che mi spinge, avendo io vissuto anche direttamente questa situazione in Grecia, a dire no, l'Italia non può passare per queste fosse caudine, no? Non può essere schiacciata, perché non lo merita, non lo meritano gli italiani. Il motivo per cui noi siamo così succubi della Germania è legata al fatto che fino ad oggi i politici che ci hanno rappresentato in Europa sono politici mandati, diciamo, a svernare, a raggiungere, sì, il tempo della, della pensione, così, cioè, la gente che dava un po' fastidio, parcheggiati, ma perché l'Europa non ha importanza, non ci interessa. È molto importante. E invece è importantissima. Deputati, forse mai nella storia dell'Europa queste elezioni in Italia europee sono state così importanti. Così importanti, ma lo sono, ecco. Nelle commissioni dove si discute, per esempio, del Made in Italy o si discute dell'agricoltura, i nostri rappresentanti delle passate elezioni non c'erano mai,
E chiaramente non è che gli altri europei sono cattivi, ma chiaramente fanno i tedeschi fanno i loro interessi, gli olandesi i loro, se non ci sono gli italiani, vabbè, ciao a tutti, ecco. Certo. Molti eletti nelle passate legislature non parlano lingue straniere, ma come si può pensare di andare in Europa senza parlare le lingue? Non bisogna essere professori di lingua, ma quantomeno leggere un testo normativo e capire il significato. Certo, certo. In Grecia ho visto anche dei servizi non televisivi, ma sul web, che raccontano di una Grecia veramente in ginocchio, con molti cittadini, soprattutto in Atene, nelle zone vicino ad Atene. Le isole vivono un attimino una situazione diversa, perché sono aiutate dal turismo che frequenta. Sì, è vero, ecco, cioè le località turistiche ovviamente vivono una realtà un po' diversa, soprattutto perché l'anno scorso c'è stato un boom turistico fortissimo, molti turisti, low cost, certo. Low cost, ma soprattutto per la questione politica internazionale dei paesi circostanti. C'erano rivolte in Turchia, c'era problema in Egitto di nuovo, instabilità, attentati, eccetera. Chiaramente i turisti del bacino del Mediterraneo, di quell'area, si sono poi riversati in Grecia. Ha conosciuto una crescita del 30-40% rispetto all'anno passato, e chiaramente le regioni che sfruttano il turismo ne hanno trovato benefici. Certo. Problema è soprattutto intorno ad Atene, ma soprattutto anche nel nord della Grecia, dove invece questa situazione non è così ci presente. Sono un sacco di cittadini che non usano più il gas, non usano più la corrente elettrica, quindi sono tornati alle candele, pensate, in Grecia sono tornati alle candele e alla legna per scaldarsi, e anche con un problema quest'inverno di inquinamento notevolissimo, ecco, perché chiaramente la stufa legna in una città di oltre 4 milioni di abitanti, si può immaginare che situazione di smog può creare, e soprattutto anche hanno dei generatori elettrici. Per quale motivo si staccano dalla corrente? Perché il governo greco ha pensato di inserire le tasse sulla la bolletta elettrica, quindi cioè se uno non paga le tasse, quindi tipo l'IMU, quelle tasse anche sulla proprietà, staccano la corrente, quindi quando gli stipendi sono intorno ai 500-600 euro, ecco, quindi sono più bassi dei nostri medi, poi sono stati tagliati, è chiaro che poi andare a caricare su un così basso stipendio delle tasse vuol dire ammazzare la gente. Noi possiamo stare sereni perché abbiamo 80 euro. E noi abbiamo 80 euro, ma che anche gli 80 euro, diciamo due cose su questi 80 euro. Sì, diciamo. Allora, gli 80 euro, Renzi ha deciso di donarli a chi ha già uno stipendio, a chi ha uno statino, la busta paga e paga le tasse. Perché questo? Gli incapienti, quella parolaccia che lui ha usato per definire i poveri, perché una volta l'avrebbero linciato se lui avesse chiamato i poveri incapienti, l'ha dato a chi paga le tasse. Perché? Perché in giro di poco tempo recupera tutto. Ha tolto la detrazione per il familiare a carico, aumenta la TASI, quindi sono già praticamente spariti, probabilmente aumenta la benzina, perché insomma chi ha uno stipendio di 1.200-1.500 più o meno una macchina se la può permettere. Non l'ha dato agli incapienti perché poveretti non guadagnano, e quindi come fa a recuperare 80 euro, certo, dagli incapienti, certo. Ecco, dai pensionati, dagli esodati, dai disoccupati giovani o di una certa età che difficilmente riusciranno a trovare un altro lavoro. Insomma, è una pseudo sinistra, questa non la possiamo chiamare sinistra, ecco, no? Che specula sulle disgrazie della gente e soprattutto illude la gente con dei miraggi, dei sogni, siccome la gente talvolta è disperata. Secondo me c'è un legame alle vecchie ideologie, quindi chi è, di vecchia data di sinistra è spinto a pensare che quell'ideologia esista ancora anche nel Partito Democratico. Sì, ma purtroppo i fatti ci dimostrano che così non è. Cioè, cosa è rimasto di sinistra nel Partito Democratico? Potrei fare una piccola parentesi, allontanandomi un attimo dal PD, andando a vedere la lista Tsipras. La lista Tsipras, che dovrebbe raggruppare i partiti o i gruppi che si ritengono più a sinistra, no, del PD, cosa hanno fatto? Siccome
i veri uomini di sinistra, leader, si sono estinti in Italia, sono andati a prendersi un leader greco che è Tsipras. Sì. Tsipras io lo conosco personalmente, nel senso che ho visto dei suoi comizi quando sono andata qualche volta in Grecia. Dice più o meno le cose, i temi del movimento sono questi, ecco. Più sì, c'è un po' una base ideologica legata comunque a una sinistra, perché in Grecia ha delle radici diverse, lì c'è stata tutta la dittatura, quindi insomma c'entra poco con la nostra sinistra, ecco, no? Però tant'è, non hanno trovato un leader in Italia, sono andati a prendersi il leader greco, che va benissimo per la Grecia, perché fa benissimo il lavoro per la Grecia, ma per l'Italia, sinceramente, mi sembra veramente un prestito così della disperazione. Sì, noi abbiamo avuto ospite Lucatini della lista Tsipras e abbiamo notato una forte aderenza nei temi, nelle politiche che vogliono portare in Europa con quelle con del i sette movimento. Punti del movimento. No, certamente. Infatti io mi sono chiesto addirittura se un domani non ci potesse essere con loro una sorta di alleanza tra loro e allora, diciamo che quando saremo finalmente in Europa vedremo sul momento, adesso non si può dire con chi ci alleiamo, con chi non ci alleiamo, vedremo. Noi abbiamo un progetto che è molto semplice, sviluppato su sette punti che avete già analizzato. Quindi se troveremo delle convergenze su quel su quei sette punti, noi ci alleeremo con chi ci sarà in quel momento. Adesso in modo aprioristico non possiamo sapere, i cittadini italiani non hanno ancora votato, quindi non sappiamo come sarà composta la compagine del Parlamento, no? Però una volta che saremo lì riusciremo sicuramente, io credo, soprattutto con i gruppi che provengono da paesi tipo il nostro, i paesi mediterranei, a trovare delle convergenze. Ora, il partito Tsipras italiano bisogna vedere se supera il 4%, perché non è detto, ecco. Poi vedremo. È stato anche detto che questo 4% non è, è incostituzionale, però poi bisognerà vedere quali bisogna vedere come evolveranno le cose. Noi non abbiamo preclusioni con nessuno, ma neanche diciamo già delle idee su qualcuno, ecco. Quindi siccome aspettiamo che ci sia un responso elettorale, alla fine quando questo sarà dato, sarà un dato di fatto, i cittadini avranno votato, allora si potrà pensare. Certo, volevo ricordare una cosa, il tuo profilo Facebook sul quale potete andare e parlare con Marika Cassimatis, risponderai alle domande che ti porranno. Certamente, i nostri... Sì, molto volentieri. Ecco, volevo parlare invece con te di Made in Italy. Allora, Made in Italy è un altro argomento, un tema molto importante. Perché proprio nella situazione di crisi economica che stiamo vivendo, l'Italia invece ha delle peculiarità legate al territorio, alla sua tradizione, alla sua cultura, che sono la vera ricchezza dell'Italia. E è su questo che invece bisogna puntare moltissimo, proprio perché il Made in Italy può essere il rilancio dell'economia italiana. Oggi purtroppo il Made in Italy è soggetto a degli attacchi legalizzati che provengono anche dall'Unione Europea. Quello che si vorrebbe andare a fare è assicurare che il Made in Italy sia un marchio che viene apposto a un prodotto in cui da in tutta la filiera la produzione è italiana, cioè dalla materia prima, dai passaggi successivi di lavorazione al prodotto finito. Quindi se tutti questi passaggi sono realizzati in Italia con materiali e prodotti italiani, sarà Made in Italy, tutto il resto no. Purtroppo oggi la normativa europea ci permette di, una volta le chiamavamo sofisticazioni, ecco, no? Ma di vedere il marchio Made in Italy su dei prodotti che invece prevedono materie prime che vengono dall'estero, dalla Cina piuttosto che da altri paesi, e poi soltanto alla fine un ultimo passaggio in timbro, cui viene timbrato il prodotto. Abbiamo parlato anche con Alice di questo trattato, il TTIP. Sì. Che va proprio nella direzione opposta di invece salvaguardia dei prodotti locali. Sì, sicuramente. Diciamo che del TTIP non sappiamo ancora molto, nel senso che il trattato è ancora segretato. Quindi sono uscite delle indiscrezioni, quindi per vedere effettivamente di che portata si tratta dovremo vedere il testo. Purtroppo siamo molto sospettosi. Il TTIP sarebbe la realizzazione di un'area di libero scambio fra gli Stati Uniti e l'Europa. C'è già un trattato di libero scambio tra Stati Uniti e altri paesi, che è il NAFTA, che riguarda i paesi del Nord America e il Messico. E ahimè sappiamo gli effetti che ha avuto questo trattato sul paese più debole, che è il Messico.
Faccio un esempio, gli Stati Uniti sono grossi produttori di mais transgenico, hanno delle aziende enormi, superiori ai 100 ettari ciascuna, è un'agricoltura, quella americana, finanziata, per cui il costo finale del mais americano è molto basso, più basso del costo che ha il Messico a produrre mais. Cosa è successo con questo trattato di libero scambio? Che il mais americano degli Stati Uniti è entrato in Messico. A quel punto lì i messicani hanno smesso di coltivare la terra perché il loro mais costava di più. E quindi cosa è successo? Che hanno dovuto abbandonare la terra, povertà, finire i contadini nelle baraccopoli e via discorrendo. Quindi questo è un esempio chiaro, che abbiamo ben presente, di quale danno potrebbe fare l'ingresso delle multinazionali, di questi grandi poteri agroindustriali, perché poi sono legati comunque alla finanza, su la nostra agricoltura. Noi ci teniamo moltissimo all'agricoltura italiana e soprattutto alla cultura di qualità che viene dal territorio, del piccolo anche produttore, no? Quando arriverà, se arriverà mai una multinazionale che impone il suo prodotto a basso costo sul mercato europeo, e chiaramente il piccolo produttore cosa fa? Niente, cambia mestiere o va a fare il disoccupato, ecco. E questo chiaramente non lo vogliamo, non solo perché, diciamo, per un abbassamento di costi, perché alla fine il consumatore potrebbe dire vabbè, costa meno, mi conviene comprarlo, ma il costare meno vuol dire innanzitutto privare il territorio di una produzione, privare il contadino italiano del suo lavoro, della sua vita, della sua azienda. E questo chiaramente peggiorerà moltissimo la situazione economica e sociale italiana, ecco. Certo. La salute poi, ecco, perché poi sappiamo che gli americani usano gli OGM, ecco, usano moltissima chimica, gli OGM servono soprattutto a far sì che la pianta non muoia per essere dopo che viene inondata da enormi quantità di fitofarmaci, ecco, no? Quindi tutto un problema di allergie che sono presenti nei bambini, insomma, da un po' di anni a questa parte, che sono in incremento, sono legati all'uso della chimica. Chiaro che se viene una multinazionale e che è proprietaria della terra, è proprietaria dei semi, è proprietaria dell'industria chimica, noi siamo, sì, finiti. Sì, anche questo fatto della proprietà del copyright sui semi. No? Sui semi, i semi brevettati, adesso abbiamo questo nuovo mostro. Questa è una cosa veramente incredibile. Semi brevettati cosa vuol dire? Sono semi che non si riproducono, quindi il contadino che compra questo seme super che dà ottime produzioni è costretto ogni anno ad andare a comprare i semi dall'azienda che è produttrice, quindi ad avere sempre del denaro disponibile. Poi deve comprare dalla stessa azienda, perché combinazione è sempre lei che la vende, il concime è adatto, il diserbante, eccetera. Quindi si lega finanziariamente a una multinazionale, quando invece la produzione agricola tradizionale prevede che se il contadino semina del grano ne tiene una parte da parte e poi la usa per seminare il campo l'anno dopo. Certo. E non è possibile, tant'è che adesso stanno nascendo proprio delle associazioni umanitarie proprio che hanno semi liberi, ecco, no? Che quindi distribuiscono legalmente semi liberi, perché la multinazionale in un trattato di libero scambio come potrebbe essere quello del TTIP può chiedere i danni allo Stato quando la sua attività viene danneggiata, per esempio, da un produttore locale che, poverino, continua a usare i suoi semi. Quindi è una cosa folle. Sì, ecco, sì, no? Schiacciamento, proprio lo schiacciamento del piccolo, del piccolo, allora, produttore, del piccolo coltivatore. Coltivatore, cosa dobbiamo fare noi in Europa? In Europa fondamentalmente dobbiamo tornare a ragionare in termini di lavoro, di sviluppo umano, contrastare lo strapotere delle multinazionali, perché la globalizzazione non deve andare in questo senso, non deve sradicare completamente l'uomo dal suo territorio, no? Dobbiamo proprio cambiare il tipo di ragionamento e soprattutto mandare delle persone che sono libere, come sono i cittadini portavoce del Movimento 5 Stelle, che non sono condizionati da potentati finanziari o da multinazionali, ma sono persone che saranno portavoce di cittadini che sono sul territorio, dei contadini, degli artigiani, piuttosto che degli studenti, dei disoccupati, no? E quindi essere loro artefici del loro sviluppo, non aspettare sempre
o andare a chiedere il permesso di fare qualunque cosa come ha fatto Renzi appena si è insediato, che è andato dalla Merkel, gli ha presentato il suo programmino. Lui ha battuto i pugni sul tavolo però. Sì, sicuramente, lui ha altro che pugni. Cioè probabilmente lo picchiava la Merkel se lui non diceva sì sì. Fra l'altro il Job Act, questo famoso, adesso recentissimo, no? Parto di Renzi, l'ha copiato dalla Germania. La Germania dal 2009 ha un Job Act tipo il nostro, si chiama Piano Hertz, la quale fra l'altro prevede quei cosiddetti microjob. Cioè cosa sono i microjob? Sono dei mini contratti di 3-4 ore che sono defiscalizzati, cioè l'imprenditore non paga tasse sopra questi. Quindi per coprire un orario di lavoro di 40 ore l'imprenditore assume 10 persone, non paga le tasse. Queste persone chiaramente guadagnano 200 euro per il lavoro o meno e quindi sono tutti contenti. Certo. Il sistema del rendere il lavoro sempre più precario, cosa ha fatto Renzi? Questo non ha osato presentarlo, il microjob, perché l'avrebbero ammazzato probabilmente per strada i sindacati, ecco, l'avrebbero preso a legnate, forse lo farà fra un po'. No, pensavo adesso, chissà se inventeranno anche qualche misura per pagare il mutuo in maniera, non so, 4 mesi ti pago, poi se non lavoro più non ti pago. Ma sì. Sì. Magari dovremmo studiarci delle forme di precariato di pagamento dei precariato nostri mutui. Precariato a vita. Sì, c'è un precariato a vita, sì. A vita purtroppo, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che se è un giovane non sarà mai autonomo e indipendente per farsi una famiglia o per vivere decentemente. Un anziano che è pensionato cosa fa? Ecco. Certo. Senti, allora, volevo chiederti ancora una cosa sul tema della politica estera. Questa Europa che di politica estera proprio non ci acchiappa nulla. Se vuoi dire due cose anche con le ultime vicende. Cioè diciamo che l'Europa non è presente, non c'è, come se non ci fosse, no? Un po' un fantasmino, no? All'interno della geopolitica. Il problema forte della presenza dell'Europa è legato a questi squilibri. Quando l'Europa risolverà i suoi squilibri interni, cioè non ci sarà più una grossa differenza fra una Germania e un paese dell'area mediterranea, allora e tutti i paesi effettivamente parteciperanno in modo equo, non dico egualitario perché è un'altra cosa, ma in modo equo allo sviluppo dell'Europa, allora l'Europa sarà più forte. Quindi si riusciranno a superare certi localismi legati anche a livello culturale, no? Per cui magari non si mettono d'accordo i francesi, i tedeschi, perché sono un po' tutti un po' nazionalisti, sciovinisti, eccetera. Però se in realtà ci fosse effettivamente una omogeneità di sviluppo all'interno dell'Europa, l'Europa stessa sarebbe più forte e molto più presente nel contesto internazionale, anche nelle crisi politiche economiche che purtroppo adesso stanno diventando frequenti e che accerchiano un pochino, no? Il territorio dell'Europa, dalla Siria, no? Ai problemi con la Russia, insomma, un po' che ha queste mire espansionistiche. Noi stiamo un po' lì a guardare, a vedere cosa succede, ecco. Però non è così che si fa. Ecco. E staremo a vedere cosa succederà a queste elezioni, ci auguriamo che le cose possano cambiare. Volevo chiederti una curiosità solamente su lo studio che hai fatto per il CNR, sui muretti a secco. I muretti a secco, allora lo studio è... Noi dovremmo tornare un po' tutti quanti Ma certamente, diciamo che l'Europa per certi aspetti, l'Unione Europea è un pochino più avanzata di noi, no? Perché l'Europa finanzia dei progetti per formare delle persone che siano in grado di costruire i muretti a secco, cioè come li costruivano i nostri antenati una volta, perché il muretto a secco, e noi in Liguria abbiamo versanti terrazzati che sono stati realizzati, stanno crollando adesso, ma hanno retto per 200-300 anni. Sì. Stanno crollando semplicemente perché adesso il contadino non è più sul territorio. Sì, albergatore adesso. Ma sì, ma comunque anche grande abbandono. Se il contadino rimane sul territorio, se gli si permette di coltivare anche piccoli appezzamenti, se la multinazionale gli mette i bastoni fra le ruote e resta sul territorio, allora preserva anche dal dissesto il territorio. Il muro a secco è un qualcosa di estremamente complicato nella sua definizione. Non è banale costruire un muretto a secco, perché deve permettere tutto
il drenaggio delle acque, in modo che da non fare barriera, no? Se invece secondo noi costruiamo un muretto di cemento sul versante, crolla la prima bomba d'acqua come vengono adesso, perché fa barriere, quindi viene giù tutto, no? Invece c'è una sapienza agricola contadina che va tutelata. Io l'ho studiata nell'Ardèche, perché lì la usano moltissimo, soprattutto anche per sia un po' per l'ulivo, ma lì hanno anche per esempio la lavanda, no? Per cui si crea un paesaggio meraviglioso, sì. Prodotto dall'uomo, che può essere effettivamente anche usato come prodotto turistico, il paesaggio che serve all'agricoltura, ma che serve anche allo sviluppo turistico in quella possibilità di sviluppo del territorio, che rispetta il territorio e che ne mantiene la tradizione. Dovrebbero imparare da queste tue parole gli abitanti delle Cinque Terre, che sono abituati a vedere sempre di più cementificare, e poi con i danni, con i danni che abbiamo visto, l'abbandono. Qualcosa è stato fatto nelle Cinque Terre, nel senso che le Cinque Terre sono l'unico parco nazionale che abbiamo in Liguria, ecco. Quindi l'idea di fare il parco nazionale non è stata malvagia, nel senso che era proprio quella di tutelare non solo un paesaggio naturale, ma proprio un paesaggio antropico, e tutelare il muretto a secco e la produzione del vino. Li poi producono però, lo sciacquetrà, insomma, sì. No? Però purtroppo poi, diciamo, spesso gli agricoltori vengono lasciati da soli, ecco, lì ci vorrebbero grossi incentivi, perché costa molto meno dare degli incentivi agli agricoltori affinché restino sul territorio, piuttosto che andare a pagare i danni di un disastro come quello che ha colpito purtroppo le Cinque Terre 2 anni fa, con l'alluvione tremenda, no? Che ha portato a valle tonnellate di terra, di fango, eccetera. Quindi ci vuole una prospettiva anche di sviluppo locale. Questo potrà passare attraverso l'Europa, perché come dicevo l'Europa ha dei progetti, ci sono dei soldi, no? Bisogna saperli utilizzare. Il problema anche nostro è che usiamo pochissimo i soldi europei, i fondi. Ci vorrebbe proprio una formazione precisa, esplicita, di persone che sanno fare progetti, li sanno chiedere, sanno gestire i fondi comunitari. Anche la semplificazione per ottenerli, perché semplificazione. C'è un aspetto burocratico per ottenere questi fondi che è veramente, ne parlavamo anche prima, di difficilissima. Cioè, io posso portare il mio esempio a scuola, per esempio. A scuola sappiamo benissimo, da un anno all'altro il ministero dimezza sempre di più i soldi che porta, per cui non ci sono i soldi per fare le lezioni per il recupero dei ragazzi che hanno delle insufficienze, non c'è i soldi per la carta igienica, insomma per tutto. Allora però ci sono dei fondi europei, si può partecipare a dei progetti europei. Questi progetti europei effettivamente sono molto complicati, per cui è il singolo insegnante di buona volontà che si mette lì, che però magari ha delle altre competenze, non ha la competenza di gestire un testo così giuridico, amministrativo, ecco, no? Quindi presenta la domanda, ottiene i fondi. Dopo, quando ha ottenuto i fondi, allora bisogna rispettare tutta una serie di procedure, fare una serie di documenti, poi vengono a fare dei controlli, poi quel documento non va bene perché non c'è certezza di quello che effettivamente si deve fare, no? E quindi diventa veramente un lavoro incredibile e oneroso, e talvolta i fondi poi vengono ritirati perché non si rispettano queste procedure. Quindi fondamentale è la formazione di personale che sa fare questa progettazione e che porta avanti i progetti europei, e poi una semplificazione sicura, perché ci vuole, insomma, c'è molto impegno, c'è molta volontà di fare, però se poi le pastoie burocratiche tagliano le gambe, diventa poi difficile lavorare. Certo. Va bene, senti, io ti ringrazio per essere stata ospite qui da noi. Io ringrazio voi, gentilissimi. Noi ci rivediamo presto con altre iniziative, mi raccomando, queste lezioni partecipate sono molto importanti, sono probabilmente un momento storico per la nostra nazione e forse anche per l'Europa tutta, quindi se volete partecipare alla storia andate a votare. Andate a votare tutti, e soprattutto convincete chi dice ma l'Europa non ci interessa perché noi vogliamo risolvere i problemi dell'Italia, invece risolviamo i problemi dell'Italia andando prima in Europa e poi arriveremo anche in Italia. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.